Andrea Carandini è il presidente del FAI. Esercizio di cultura, la bellezza della morale. Il convegno FAI di quest'anno è dedicato agli esercizi di cultura da apprendere a scuola e da proseguire fino alla fine della vita. Essi sono essenziali quanto gli allenamenti nello sport. Anche la cultura è un gioco che mira alla maturità della persona e a quella di una nazione e che può concedere, vincendo il selvaggio in noi, pienezza di vita, durevole serenità e sprazzi di felicità, come ci accadeva da bambini. Arduo è diventare buoni individui e buoni cittadini se non ci coltiviamo nella salute, nei sentimenti e nella conoscenza, come si usava coltivare l'orticello a vito. La cultura è stata per millenni un godimento per pochi e per molti una barriera. Ciò ha portato a masse umane passive e manipolate che vorremmo vedere redente in una trama di cittadini attivi, partecipi della loro civiltà. La cultura non è una ciliegina sulla torta, ma la torta stessa, un nutrimento dolce e magico perfino, perché consumandolo lo si arricchisce, mentre un tocco di pane o lo mangio io o lo mangi tu. La cultura è figlia della pazienza, dell'attenzione e della precisione, fino nel dettaglio, che portano al diletto, non della fretta, della distrazione e dell'approssimazione, che portano all'evasione. Il bello buono. L'articolo 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, dove il paesaggio e la storia rimandano a quegli esiti significativi ed olistici dell'esistenza carichi più di significato che di qualità estetica. La cultura non si limita al bello. Diffusa è l'idea che la cultura equivalga al bello, e di qui il pensiero fin troppo fatto della bellezza che salverà il mondo. Ma l'uomo si salva solo coltivando varie aiuole dell'orto, non una sola. Se ritorniamo ai greci, troviamo un'idea di cultura ampia che dovremmo far nostra, quella del Kalo Kagathos, cioè del bello unito al buono. Essa comprende corpi e spiriti eccellenti, istituzioni, costumi e leggi da preferire, le cose che rifulgono, insomma tutto ciò che si impone nel continuum tra significato storico e rappresentazione estetica. Quanto lontano da quest'idea di cultura è l'uomo d'oggi, unilateralmente disciplinare e maniacalmente economico, la cui umanità Brandelli invoca una rilegatura. Conviene partire da questa constatazione. L'uomo è una combinazione di angelo e di diavolo, per cui non gli resta che controbilanciare la ineliminabile disumanità con una carica forte di umanità. Ma per conoscere il valore del bene bisogna conoscere e anche insegnare come nasce il male, la scelta principale.
Il legno di cui siamo fatti è storto, come ha scritto Kant. Eppure tutti, per quanto imperfetti, siamo in grado di distinguere il bene dal male e di scegliere l'uno o l'altro. Il bene comprende principi e valori primi comuni agli uomini. Il male è invece un ritorno brutale all'animalità. Salvo casi estremi, più letterari che reali, penso a Iago e a Riccardo III, il male è esito di un formidabile travaglio, e qui penso a Macbeth. Stregonerie, seduzioni e stravolgimenti confondono bene e male, bello e brutto, sentimenti e ragioni, illusione e realtà all'interno di un tenebroso disordine. Assopire la fratellanza e ad esaltare l'ambizione sono per lo più il potere e la gloria, a cui oggi si aggiunge la voglia di apparire. Ma appena fatto il male, ecco che affiora lo spavento per l'abbandono di quanto è degno dell'uomo. Out, damn spot, out! È la macchia di sangue sulla mano di Lady Macbeth che non si lava. Fini primi. Dovendomi esercitare in un primo esercizio di cultura, penso sia utile affrontare non tanto il kalos, cioè il campo del bello notissimo in Italia, quanto l'agathos, che è il campo del buono, invaso quasi tutto ormai da erbacce. Da un punto di vista filosofico, il bene è il campo in cui fioriscono le idee morali e politiche che servono a governare la vita individuale, di gruppo e di comunità. Queste idee abilitano a quattro prese di coscienza. Il primo, in primo luogo, aiutano a identificare i fini primi comuni agli umani, come libertà, uguaglianza e fraternità. In secondo luogo, permettono di distinguere i fini primi da usi, credenze, sensibilità e inclinazioni che mutano nei tempi e negli spazi. In terzo luogo, consentono di distinguere i fini primi dai mezzi necessari ad attuarli, e in quarto luogo danno la consapevolezza che i fini primi possono a volte armonizzarsi e altre volte invece confliggere, per cui la vita è una combinazione inestricabile di commedia e tragedia. I valori primi possono essere considerati singolarmente: pace, libertà, felicità, giustizia, amore, creatività, e nel loro confluire in quei paesaggi e sistemi di idee che sono le civiltà. Riguardano temi sui quali i pensatori si interrogano da millenni e che portano ogni giorno ciascuno di noi, anche se non ce ne accorgiamo, alla fortuna o alla rovina. Ecco perché è importante imparare fin sui banchi di scuola come essere curiosi di sé, ma anche di amici, rivali e nemici, perché frammenti di verità si trovano anche nelle tasche altrui, e i frammenti nella nostra tasca non bastano mai. Esagerare un fine primo come la libertà oppure l'eguaglianza porta a trasformare un bene in un male, perché nell'uomo sempre fermentano più valori primi, tutti ugualmente necessari, che solo il buon senso consente in qualche misura di combinare, anche quando contrastano fra loro. I disastri del Novecento provengono da esagerazioni sia dell'illuminismo che del romanticismo, entrambe in origine movimenti liberatori. Terreno comune umano.
Esiste un terreno comune umano di fini primi che riguarda alcuni valori morali accettati da gran parte degli uomini, non sempre e ovunque, ma in grande parte dei tempi e dei luoghi. Si tratta di valori condivisi senza i quali le società non comunicherebbero, non si comprenderebbero e non si riprodurrebbero. Terreno comune è distinguere il bene dal male, il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, perseguire bisogni basilari come cibo, riparo, sicurezza, appartenenza a un gruppo, raggiungere un minimo di libertà, felicità e sviluppo delle proprie potenzialità, concepire gli individui in relazione al loro ambiente naturale e culturale. Si tratta dei limitati valori primi che sono dati, accettati, validi in sé e parte del mondo oggettivo, distinti da usanze e inclinazioni inventate e adottate che la storia mostra come numerosissime e diversissime. Secondo un'adorevole e prevalente tradizione di pensiero, gli uomini disporrebbero della conoscenza naturale innata di un certo numero di verità universali ed eterne, quali l'esistenza di Dio, la conoscenza del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, l'obbligo di dire il vero, di restituire i prestiti, di mantenere le promesse e di seguire alcuni o tutti i comandamenti della Bibbia. Al contrario, secondo pensatori come Epicuro, Lucrezio, Vico, Herder, Hume e Marx, le suddette verità si sarebbero formate tramite evoluzione e sviluppo culturale, sarebbero cioè il risultato di effetti cumulativi privi tuttavia di struttura e di scopo. Per questi pensatori la natura umana sarebbe sì comune ma non fissa. È un atteggiamento che porta al pluralismo dei valori ma non al relativismo, per il quale i fini primi sono soggettivi, arbitrari e infinite, idea che i pluralisti rifiutano. I beni che confliggono. È comune pensare che i beni contrastino con i mali e si armonizzino invece tra di loro, ma è un'idea sbagliata. È doloroso prendere coscienza che i beni possono contrastare anche fra loro. Ciò spiega perché sia così difficile agire moralmente e politicamente per il bene delle persone comune. Quando si tratta di beni che confliggono, la scelta si fa drammatica. Infatti è impossibile essere perfettamente liberi e perfettamente uguali, perfettamente giusti e perfettamente compassionevoli, perfettamente pianificati e perfettamente spontanei, perfettamente consapevoli e perfettamente felici. Altrettanto impossibile essere ad un tempo lucidi e stupefatti, calmi e furiosi, leali e neutrali. Risulta pertanto incoerente qualsiasi idea di una armonia perfetta tra tutti i fini primi. Ne consegue che l'attuazione totale e contemporanea di valori può rivelarsi impossibili quando sono tra loro incompatibili. Necessità e bisogni antinomici possono essere bilanciati ricorrendo più che una magica sintesi dialettica, a imperfette, provvisorie composizioni, ad esempio concedendo una dose di libertà e una dose di eguaglianza, in modo che nessuno dei due fini giunge completamente a schiacciare l'altro. Altre volte un tale compromesso si rivela impossibile, come quando una comunità si propone di massimizzare un valore ritenuto l'unico e preminente, per cui non dà spazio agli altri fini. Ogni scelta comporta la perdita delle alternative scartate e nel caso di valori incompatibili
il sacrificio di un fine a favore di un altro, così che la commedia umana si converte sovente in doloroso dilemma. Neppure è possibile gerarchizzare i valori primi, distinguere i più importanti dai meno importanti, perché manca un criterio valido per misurarli. Ne consegue che i valori primi sono incommensurabili e quindi tutti ugualmente necessari. Perfino la libertà, che appare come un fine primo superiore, tanto che alcune libertà, perfino la libertà non appare come un fine primo superiore, tanto che alcune libertà possono subire restrizioni per diffondere un grado di benessere. Ma qualsiasi società moderna presuppone un minimo di spazio privato in cui istituzioni e leggi non entrano. È la libertà dei moderni teorizzati da Benjamin Constant agli inizi del XVIII secolo. La libertà può essere altamente valutata in circostanze culturali analoghe alle nostre, perché l'individuo può scegliere solo se è libero da interferenze. Eppure è possibile comprendere situazioni culturali nelle quali i diritti individuali e politici sono più limitati di quelli a cui siamo avvezzi, come nella stessa Europa prima delle costituzioni liberal-democratiche. È vero che diminuendo le possibilità di scegliere in modo indipendente si impoveriscono le povertà della vita umana, ma è altrettanto vero che se tutte le società richiedono la sicurezza, solo alcune cercano la libertà. In conclusione, non tutti gli uomini, in tutti i tempi e i luoghi, comprendono la libertà entro il terreno dei valori primi. Comprendere i fini non nostri. Sono da ritenere validi non solamente i fini che prediligiamo, ma anche quelli che scartiamo. Se ci dotiamo dell'empatia che Vico e Herder insegnano, capiamo come in condizioni storiche particolari sia stato possibile scegliere e perseguire in maniera coerente e comprensibile scopi che non sentiamo più come i nostri. Grazie all'immaginazione, dato intravedere cosa abbia significato essere un servo greco, un soldato romano, un martire cristiano, un giacobino, un ayatollah, un hippie americano. Tutti i modi di vita che hanno avuto senso in altri tempi e luoghi. Penetriamo e comprendiamo gli eroi di Omero e Wagner, ma non condividiamo più i valori di Achille e Sigfrido, pur rientrando in Eliade e Tetralogia nel nostro canone culturale. I missionari hanno potuto convertire gli isolani della Trobriand e i pigmei dell'Africa perché si appellavano a valori che anche gli altri intendevano. Il fatto che tutto il mondo desideri visitare l'Italia rivela anch'essa l'esistenza di un terreno comune umano, cioè la possibilità di apprezzare una serie di civiltà anche se si appartiene a un paesaggio di idee diversissimo. I valori di una civiltà possono confliggere con i nostri, eppure rientrare in quei generi di fini che immaginiamo perseguibili senza che smettono di apparirci umani. Sono fioriture che appartengono ad aiuole diverse e comprendere le aiuole lontane è diventato compito affrontabile solo a partire dallo storicismo che la cultura europea ha inventato nel XVIII secolo, una conquista che ancora non ha raggiunto numerose parti del globo, come ogni giorno tragicamente è dato constatare. Capire quanto non condividiamo è diventato dunque una necessità imprescindibile anche nel nostro paese. Dobbiamo preservare il nostro centro di gravità culturale e farlo conoscere e rispettare a chi viene da fuori, ma possiamo al tempo stesso esercitarci in idee e gusti di altri continenti. Capire falsi miti
fanatismi ed estremismi non esclude che si possa combattere per difendere la forma di vita che preferiamo dal nemico che si proponesse di distruggerla. Valori comuni ed empatie fungono da ponti tra le culture nell'andirivieni ininterrotto tra i limitati valori primi che uniscono e le innumerevoli usanze che dividono. Chi crede in un sistema unico e finalizzato di valori inalterabili, universali ed eterni, più che nel terreno comune umano che empiricamente è dato a riscontrare, tende sovente all'intolleranza verso quanto ritiene falso, perverso e deviato. È così accaduto che perfino l'illuminista Voltaire abbia dato del barbaro a Shakespeare. Lo storicismo, figlio del romanticismo, impedisce ormai a noi simili pregiudizi per cui possiamo essere legati al nostro paese e al tempo stesso sentirci parti di un unico pianeta, istituzioni e associazioni. Tra le composizioni più rilevanti da attuare in una democrazia liberale è quella tra istituzioni pubbliche e libere associazioni, come siamo noi. Senza istituzioni nessuna società è in grado di persistere, ma ove risultasse istituzionalizzata per intera, in essa la libertà si estinguerebbe. Per Tocqueville, primo teorico della democrazia rappresentativa, amministrazioni locali, libera stampa e autonome organizzazioni, autonome dallo Stato, sono ritenute contrappesi essenziali, volti a bilanciare, pungolare e sostenere l'amministrazione centrale dello Stato in una concezione policentrica della società. Ne deriva che una repubblica ben ordinata dovrebbe favorire la combinazione più appropriata, a seconda dei tempi e degli argomenti, tra istituzioni pubbliche e indipendenze private, anch'esse rivolte al bene comune, in una dialettica tra società civile e Stato, non meno importante della divisione dei poteri e della libertà individuali. Ciò spiega allora perché l'articolo 118 della Costituzione recita: Stato, regioni, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Articolo questo che riguarda direttamente la missione del FAI. Conclusione. Pienezza umana e maturità presuppongono che si sappia riconoscere sia la componibilità che l'antinomia che possono sussistere fra i diversi valori. Idee come queste la scuola e la società poco trattano, con grave danno per la comunità. Se mi venisse chiesto in quale primo esercizio di cultura bisognerebbe oggi impegnarsi, consiglierei senz'altro un ABC di filosofia morale simile a quello che ho qui abbozzato, perché della cultura la morale è il vestibolo, cioè l'entrata. Se gli esercizi di cultura non vengono praticati estesamente da giovani e poi per il resto della vita, sarà difficile vedere rifiorire il nostro paese, rivederlo finalmente onesto. Di qui la importanza fondamentale della scuola. Serve però un insegnamento anche oltre l'aula, che porti a scoprire l'ambiente, il paesaggio, la storia e il bello riunificato al buono di cui l'Italia è ricchissima. In questa direzione il FAI si propone di continuare a offrire il proprio contributo, rafforzandolo sempre più. Grazie.